Io mi sono trasferita a Londra 3 anni fa e ho trovato casa proprio di fronte al canale di Regent e quindi ho scoperto una realtà che non conoscevo. Ho scoperto che a Londra c'era un canale oltre al fiume Tamigi e soprattutto che c'erano le houseboats. Mi ha incuriosito vedere queste barche che transitavano davanti alla mia finestra. Ho iniziato a parlare con le persone, a scoprire storie di vita molto particolari e così ho deciso di fare un documentario. Allora, io vengo dal mondo della fotografia e del giornalismo, quindi nel documentario ho trovato il connubio delle mie due passioni. Inoltre, preferisco il documentario rispetto a un film di finzione perché un film di finzione è un viaggio organizzato, sai da dove parti e sai dove arrivi, mentre con il documentario è un viaggio d'avventura, non sai mai come si evolverà. Direi un regista che mi ispira sicuramente Rosie e Wiseman. Allora, parto dal sogno del cassetto come documentarista e sicuramente continuare a fare documentari perché è veramente una sfida quotidiana e ci vuole tanta passione e non demordere mai. Come progetto futuro, in realtà ne ho due, non sono ancora confermati, però sono entrambi legati a scelte di vita alternative fuori dal comune, e questa volta però in Asia, quindi uno in Giappone e l'altro in India.